buonasera, benvenuti alla discussione e presentazione dell'ultimo volume di Limes che vedete alle mie spalle, Il muro portante. Il muro a cui ci riferiamo è ovviamente quello di Berlino. E allora partirei proprio da quella giornata, il 9 novembre 1989, solo che invece che a Berlino ci troviamo a Varsavia. Quel giorno infatti il cancelliere Kohl e il suo ministro degli esteri Genscher erano in visita in Polonia e la mattina erano ricevuti da Lech Wałęsa. A un certo punto della conversazione il leader di Solidarność si rivolse ai due tedeschi dicendogli: vabbè, insomma, dopo tutto quello che è successo, secondo voi quando cadrà il muro di Berlino? Risposta: e cresceranno i cactus sulle nostre tombe. La sera Kohl e Genscher erano alla ricerca frenetica di un aereo che li portasse a Berlino. Siccome, come sapete, Berlino godeva di uno status speciale, non c'erano voli diretti, per Berlino Ovest intendo, e quindi arrivarono in ritardo e il primo comizio celebrativo della caduta del muro lo tenne il loro rivale socialdemocratico Willy Brandt. Ma questo aneddoto è solamente per ricordare come nessuno, a parte forse appunto Lech Wałęsa, ma probabilmente nemmeno lui per quella sera, immaginava che il 9 novembre 1989 fosse per cadere il muro di Berlino. E noi abbiamo preso questo anniversario, una volta tanto abbiamo ceduto alla moda degli anniversari, naturalmente a modo nostro, perché pensiamo che quando si scriverà la storia del Novecento e forse anche un po' più in là, questa sarà una delle poche date veramente importanti. Ci sono dei decenni in cui non succede niente e ci sono dei minuti in cui succedono decenni o forse secoli. Il 1989, la fine del 1989 è stata sicuramente uno di quei momenti. Tanto è vero che nel giro di meno di 2 anni si verificarono altri 2 eventi connessi alla caduta del muro e all'apertura della cortina di ferro fra est e ovest, e cioè 3 ottobre 1990, unificazione della Germania nel gergo ufficiale, di fatto annessione della DDR da parte della Bundesrepublik, cioè adesione dei 5 Länder orientali alla Repubblica Federale, e 26 di dicembre del 1991, fine dell'Unione Sovietica. Dal pennone del Cremlino cala lo stendardo rosso sovietico e sale il tricolore blu, bianco e rosso russo. Questo trittico segna in maniera inaspettata e clamorosa la fine di un processo che in realtà era già iniziato almeno 5 o 6 anni prima, cioè la fine della guerra fredda, e apre una fase di instabilità in Europa e nel mondo, ma noi ci fermiamo all'Europa, che stiamo tuttora vivendo. Cioè dobbiamo ancora in qualche modo rimuovere le macerie di quel muro e trovare un assetto, semmai lo troveremo, ma penso che a un certo punto accadrà, che possa reggere il confronto con la guerra fredda. E infatti, se notate anche nella comunicazione, si continua a parlare di post-guerra fredda, come se questa nostra età non avesse una sua identificazione. Oppure, in maniera ancora più speciosa, si ricorre alla locuzione di nuova guerra fredda, attribuendo quindi un carattere metastorico e metageopolitico a quell'assetto, per quello che è attualmente il conflitto, la tensione tra gli Stati Uniti e la Russia, o anche tra gli Stati Uniti e la Cina, o se volete gli Stati Uniti contro la coppia Cina-Russia, che, apro e chiudo parentesi, faccio un po' di pubblicità, sarà anche il tema, la coppia cino-russa, la strana coppia cino-russa del prossimo volume di Limes. Daremo un po' di continuità e poi, per concludere in bellezza, a fine anno usciremo con un volume sullo stato dell'impero americano. Quali sono i caratteri del sistema della guerra fredda? Ammesso che tu ci riesci? Ci provo, che ci riesca.
Ecco, allora, intanto questo è un planisfero visto dall'alto che ci dà conto del carattere globale di quel sistema, cioè da questa parte sostanzialmente il blocco orientale governato dall'Unione Sovietica con un alleato ideologicamente affine, geopoliticamente un po' meno, la Repubblica Popolare Cinese, l'impero dell'Europa Sovietica e dall'altra parte il sistema governato dagli Stati Uniti con l'appendice ben più corposa e rilevante dell'Europa Occidentale. Quello che normalmente viene comunicato a proposito della guerra fredda è che si trattava di una contrapposizione frontale fra due modi di vedere il mondo, la vita, la politica e quant'altro. Vero, ma allo stesso tempo proprio questa polarità, questa opposizione così netta, addirittura dipinta in colori di tipo morale, l'impero del bene e l'impero del male, naturalmente cambiando i punti di vista cambiava anche la denominazione, tutto questo era vero ma celava qualcosa di un pochino più profondo e che a mio avviso merita di essere ripensato, e cioè il fatto che proprio per questa opposizione si garantiva un certo grado di stabilità e di pace a un continente che, finito infatti quest'ordine, entrò in una situazione che non aveva mai vissuto dal 1945, mi riferisco in particolare alle sanguinose guerre di successione jugoslava scoppiate nel 1991, cioè proprio mentre crollava l'Unione Sovietica, e poi troverete in questo volume anche un elenco di qualche dozzina di guerre, guerricciole, conflitti che hanno punteggiato il percorso del post-guerra fredda, se vogliamo chiamarlo così, e che segnalano appunto la diversità, senza voler dare un giudizio ovviamente di valore, tra la stabilità compressa e garantita dall'opposizione reciproca della guerra fredda e invece questa latenza di poteri davvero cogenti e interessati a mantenere un certo grado di pace in Europa, come il mondo, o quantomeno questa parte di mondo oggi, e come è stata anche negli anni passati. Speriamo che in futuro si possa un po' migliorare sotto questo profilo. Il caso della erezione del muro di Berlino direi che è abbastanza sintomatico. Perché dobbiamo considerare, innanzitutto, questo era l'assetto geopolitico dell'Europa, divisa in due, o se volete unita in due, dalla cortina di ferro, che fungeva quasi da spina dorsale di un sistema di opposti, che però in qualche modo implicitamente o anche esplicitamente accettavano il fatto che una parte d'Europa appartenesse agli americani e l'altra parte d'Europa appartenesse ai sovietici. Tutto questo, naturalmente, ça va sans dire, era il frutto delle due guerre mondiali, ovvero delle due guerre europee diventate poi mondiali, che avevano creato, e tuttora abbiamo questo, un vuoto di potere, cioè la fine delle potenze europee, la fine degli imperi europei e in particolare la fine dell'impero tedesco. Questa partizione... Niente, si va solo da questa parte. Questa partizione, ecco, questa partizione poi all'atto attuale ha prodotto l'allargamento dell'impero americano dopo appunto il crollo dell'Unione Sovietica e quindi quello che era fino all'89-90 parte di un sistema sovietico è diventato interamente parte o quasi interamente parte dell'impero americano in Europa, addirittura alcune parti della stessa Unione Sovietica, sia pure non riconosciute all'epoca dalle potenze occidentali, cioè i paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, sono state inglobate nel sistema euro-atlantico, o meglio atlantico con l'appendice europea. Il caso del muro di Berlino sotto questo profilo è interessante di quello che dicevo, cioè il muro di Berlino viene costruito il 13 agosto del 1961, o meglio si comincia la costruzione di questo sistema, con l'obiettivo di bloccare l'emorragia di giovani soprattutto, o comunque di cittadini della Repubblica Democratica Tedesca, cioè della parte di Germania occupata dai sovietici,
che attratti dal benessere e dalle prospettive di vita, dallo stile di vita della Germania occidentale, cercavano di passare a Berlino Ovest, da lì magari alla Germania federale. Milioni di cittadini della DDR hanno abbandonato il loro paese alla ricerca di questo miraggio, che poi per alcuni, per molti, è diventato anche realtà, e per impedire il crollo totale del sistema, del paese satellite di Mosca, che poi satellite era fino a un certo punto, perché anche i satelliti hanno delle idee, si decise, soprattutto i dirigenti della Germania Est decisero, anche in qualche modo spingendo quelli invece, i dirigenti sovietici, e nel rispetto di quello che dicevo prima, cioè cuius regio e ius religio, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, che pubblicamente dirà ovviamente le peggiori cose su questo muro, già alla fine di giugno, cioè un paio di mesi prima della costruzione del muro, aveva le idee chiarissime e diceva, in privato ovviamente, Khrushchev sta perdendo la Germania Est, non può lasciare che accada. Se parte la Germania Est, la Polonia e il resto dell'Europa orientale seguiranno. Dovrà fare qualcosa per fermare il flusso di profughi, forse un muro, ci aveva preso, e noi non saremo in grado di prevenirlo. Io posso tenere insieme l'alleanza per difendere Berlino Ovest, ma non posso tenere aperta Berlino Est. Poi invece, subito dopo l'erezione del muro, una frase che noi abbiamo utilizzato anche come titolo per il nostro editoriale, il muro dice: non è una soluzione magnifica, ma un muro è infinitamente meglio di una guerra. Cioè sostanzialmente, come abbiamo visto anche negli altri casi, diciamo, di rivolte per esempio nell'impero sovietico represse dai carri armati russi, gli americani abbaiano ma non mordono, e questo evidentemente è qualcosa che ha permesso anche ai sovietici di fare quello che volevano fare, cioè di comprimere il loro spazio imperiale sotto il loro dominio, sapendo che appunto non ci sarebbe stata una reazione militare, anche perché una reazione militare evidentemente avrebbe comportato la guerra nucleare, la quale a sua volta avrebbe comportato la distruzione degli attori che avevano intenzione di promuovere questa guerra e con essi del pianeta. Concludo, ma non, ovviamente concludere in un discorso del genere è veramente qualcosa di assurdo, ma ricordo semplicemente un paio di punti che rendono questa prospettiva, cioè la fine di quella regola del cuius regio e ius religio, il riferimento ovviamente alla pace di Augusta, cioè alla decisione per cui i sudditi di un principe cattolico dovevano farsi cattolici e i sudditi di un principe protestante dovevano farsi protestanti. Ecco, a quell'epoca quindi sostanzialmente chi stava in Occidente stava con gli americani e chi stava in Oriente d'Europa stava con i sovietici. Ecco, la fine di quell'ordine ci ha lasciato alcune lezioni. La prima è che dobbiamo convivere, certamente per il tempo delle nostre vite, ma temo anche per quello dei nostri figli e nipoti, con la realtà che l'Europa, dopo secoli di dominio su scala mondiale, è diventata un oggetto e non più un soggetto geopolitico. Cioè ci sono evidentemente delle importanti nazioni europee, come la Francia, nella misura in cui si considera tale, cioè poco l'Inghilterra, la Germania, se vogliamo aggiungere anche noi, visto che abbiamo la nostra patria, anche l'Italia, le quali hanno un peso, ma certamente un peso imparagonabile a quello che avevano prima, e soprattutto, essendo intenzione di entrambi gli imperi vincitori, quello americano e quello sovietico, di tenere sotto i paesi europei, perché erano chiaramente la perla della loro vittoria, non il bottino più importante, e ancora oggi gli americani considerano l'Europa evidentemente irrinunciabile per tenere in piedi la loro legittimazione, il loro potere imperiale. Ecco, proprio per questo ci siamo dovuti adattare a una riduzione di taglia che in alcuni paesi è stata accettata con molta difficoltà e che ancora ogni tanto vediamo essere messa in discussione. Mi riferisco per esempio, il caso più ovvio è quello della Francia e del suo attuale presidente Macron, un tipo sicuramente
peculiare anche sotto il profilo psicologico, ma che quando parla molto spesso si esprime in termini piuttosto grandiosi o addirittura sprezzanti, negli ultimi casi anche nei confronti del maggiore alleato, cioè degli Stati Uniti d'America, addirittura dichiarando morta cerebralmente l'Alleanza Atlantica. E tutto questo, insieme ad altri elementi, ci ricordano che nelle nazioni europee la coscienza della perdita della propria misura non è probabilmente ancora penetrata fino in fondo. Noi in qualche modo siamo il polo opposto, cioè noi abbiamo fatto della nostra petitesse, per dirla alla francese, rovesciando la loro grandeur, quasi la nostra divisa. Ci facciamo piccoli, ci siamo fatti piccoli, e a forza di farci piccoli alla fine ci siamo anche diventati, naturalmente. Mentre in altri paesi che un tempo avevano un certo peso nel mondo, in particolare la Germania, siamo in una fase in cui l'elaborazione del lutto deve ancora completarsi, anche se pare avviata verso questa fine. E chiudo qui sulla Germania. Le due Germanie, ho detto, si sono unificate dal punto di vista formale, ma non si sono affatto unificate sotto il profilo sostanziale. Non sono io a dirlo, qui nel numero di Limes, per esempio, ricordiamo un discorso della cancelliera Merkel che forse vale la pena anche di citare, così vi annoio di meno e sentiamo una voce più autorevole, che esprime molto chiaramente questo sentimento di permanente divisione, direi più mentale addirittura che socio-economica, fra le due Germanie. Cito solamente un paio di dati. Nessun rettore di università tedesca è originario dell'ex DDR, e su 200 fra generali e ammiragli solamente due sono ex o comunque nati nei territori dell'ex Repubblica Democratica. E allora cito semplicemente queste parole della cancelliera Merkel pronunciate esattamente il 3 ottobre di quest'anno in occasione del 29esimo anniversario dell'unificazione tedesca. Si riferisce alla sua esperienza, lei come sapete si chiamava Angela Kastner ed era nata appunto in quel paese ed era stata anche, come tutti i ragazzi di quell'epoca, per esempio membro della gioventù dell'FDJ, si chiamava, cioè in parole povere, della gioventù comunista. E ricordando quel 3 ottobre 1990 dice: tutti erano in festa, d'improvviso sentii mescolarsi in me la preoccupazione alla gioia, quasi un senso di oppressione, perché avevo appena scoperto che nottetempo i poliziotti del popolo della DDR, i Volkspolizisten, o meglio i Fopos detti in maniera più volgare, che poi erano quelli che vegliavano sul muro, erano stati vestiti con uniformi di Berlino Ovest. Le loro facce tradivano però chiaramente, in ogni caso per me, di chi si trattasse. Vestire di notte tutti gli ufficiali dell'esercito nazionale popolare, cioè delle forze armate della DDR, tutti i poliziotti del popolo con divise diverse, ma si poteva indossare in una notte anche un altro modo di pensare e di sentire? Avevamo valutato a sufficienza che la singola persona, e certo non solo ufficiali e poliziotti, ma noi tutti che abbiamo vissuto nella DDR, non può semplicemente consegnare al guardaroba il suo pensiero, il suo sentimento, la sua esperienza, e che forse nemmeno lo vuole? L'unità statale tedesca è compiuta. L'unità dei tedeschi, il loro essere uniti, questo il 3 ottobre 1990, non era compiuto e non lo è tuttora. Ecco, questa in composizione della Germania, che peraltro è, diciamo, il paradigma dominante nella storia tedesca, è uno dei problemi forse più gravi che ci troviamo ad affrontare in Europa, specialmente in questa fase di rinascita di nazionalismi più o meno fondati o speciosi, e che certamente, pertinendo a un paese così importante al quale siamo anche così legati non solamente dal punto di vista storico, in parte anche culturale, ma anche sotto il profilo economico, pensate alla nostra Italia settentrionale, quanto dipenda dalla catena del valore tedesco, ecco, il fatto che questo centro d'Europa soffra di una crisi di identità tuttora profonda, credo che sia
qualcosa su cui riflettere 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino, che non ha segnato quella fine della storia che molti pensavano avrebbe dovuto segnare. Io mi fermo qui e, avendo al mio fianco il piacere di avere due amici, due autori particolarmente autorevoli che hanno scritto brillantemente su questo numero, cedo loro la parola, non so in quale ordine. Paolo Peluffo. Mentre parlava Lucio, che ringrazio anche per avermi, diciamo, fatto parte di questa macchinazione, di questo numero, insomma, che mi sembra veramente l'Europa che ne viene fuori da questo numero di Limes è il castello dei destini incrociati, di cui i personaggi e le carte sono ancora coperte, almeno la metà. Diciamo, e quindi il lavoro dello storico è molto difficile. Io ho dato un contributo sugli aspetti, diciamo, delle motivazioni della progettualità che c'era dietro il progetto dell'ingresso dell'Italia nell'euro, della costruzione dell'Europa dell'euro, e alcuni interrogativi che rimangono su questi passaggi e alcuni problemi storici che oggi retrodatiamo portando i problemi di oggi negli anni 90 e facendo degli errori molto grossi, molto gravi di interpretazione storica. Però prima di parlare di questo, le parole di Lucio mi stimolavano alcuni ricordi personali, nel senso che io credo di aver passato la notte del 3 di ottobre del 1990 a Lipsia, ed ero a Lipsia e non si festeggiava, non c'era nulla, c'era un clima plumbeo, un silenzio spettrale. Io ero lì perché avevo un appuntamento con un membro del direttorio della Bundesbank per intervistarlo, perché quel giorno a Lipsia loro, cioè la Bundesbank, presentò la banconota dei 100 marchi della riunificazione con Clara Schumann. Anche lì c'era stato uno studio su questa banconota. L'intervista ci fu, mi fece un po' impressione il clima in cui avvenne questa intervista. E poi l'altra cosa che mi colpiva delle cose di Lucio era questa data del 26 dicembre 1991 della ammaina bandiera al Cremlino. Quel mese è caratterizzato dal Consiglio europeo di Maastricht, 9-11 dicembre 1991, dove si decide il trattato dell'Unione Europea e all'interno di esso la nascita dell'euro. Era un giorno freddissimo, diciamo 10 gradi sotto zero, e c'era la neve a Maastricht. Una settimana dopo la Bundesbank alza i tassi di interesse, perché la riunificazione, che durante l'anno 90 aveva portato al cambio 1-1 tra il marco della Repubblica Federale e il marco della DDR, provocando un aumento del valore della moneta, quindi una rivalutazione di circa 400% per la Germania Est, aveva provocato un'ondata di una domanda di moneta assolutamente gigantesca, e quindi la Bundesbank decise di alzare i tassi di interesse, non importandosi di quello che avrebbe delle conseguenze che aveva provocato per gli altri paesi europei che erano insieme nell'accordo monetario, iniziando la danza macabra che poi finì, diciamo, l'anno dopo con una serie di crisi drammatiche che si chiudono con l'accordo franco-tedesco del 95. Allora, quello stesso mese della ammaina bandiera abbiamo Maastricht, l'aumento dei tassi di interesse della Bundesbank e il riconoscimento unilaterale da parte della Germania dell'indipendenza di Croazia e Slovenia, che inizia la guerra, diciamo, della Jugoslavia. E quindi sembrerebbe, se uno guardasse quel mese, che è un mese veramente cruciale, sembrerebbe possibile dire che la Germania in quel mese aveva avuto una sua politica, una sua strategia nazionale autonoma, divergente rispetto sia a quella degli altri paesi dell'Unione Europea, sia, diciamo, del contesto dell'Alleanza Atlantica.
come sappiamo, quella divergenza viene riassorbita. Uno degli strumenti di riassorbimento, si è detto, si disse, che era il contesto di costruzione del Trattato dell'Unione Europea. E qui veniamo, diciamo, al mio intervento, che è un intervento, diciamo, pieno di dubbi. Sostanzialmente io ho collaborato, diciamo, una ventina d'anni col Presidente Ciampi, e quindi di questi passaggi sono anche testimone oculare. Voglio dire, la Germania impose questo secondo trattato, che viene sempre dimenticato e che viene confuso poi con il trattato, diciamo, del Fiscal Compact del 2012, no? Che è 2011-2012, che è il trattato di stabilità e di crescita. Il trattato di stabilità e di crescita fu un tentativo tedesco di rinegoziare e cambiare completamente il trattato di Maastricht, cambiandone la natura, gli obiettivi e le finalità e soprattutto i parametri. Nato così, diciamo, 3 anni dopo, una volta partita l'Unione Monetaria dal punto di vista giuridico nel 92, nel 93 loro già cominciarono a volerne fare una revisione totale. Quella revisione diventò una condizione sine qua non per attuare il trattato di Maastricht. E io ho un ricordo che vi racconto, che non ho scritto nel numero, ma che è secondo me significativo, e cioè questo trattato di stabilità e di crescita, nato da un ricatto, da una, diciamo, prepotenza: o voi firmate questo trattato che indurisce le clausole di Maastricht e considera il pareggio di bilancio come obiettivo principale e il 3% famoso di disavanzo come il caso eccezionale in caso di recessione, e nella proposta tedesca c'era che la recessione doveva essere superiore all'1,5%, altrimenti non scattava nessuna possibilità nemmeno di arrivare al 3% di deficit. Siamo nel 94-95 come trattative. Noi non siamo d'accordo nella partenza effettiva della moneta unica. Un anno di negoziato, si arriva all'accordo, viene firmato al Castello di Dublino nel dicembre del 96, quindi fine 96, erano tutti d'accordo a firmare, gli unici che tennero duro sino per alcune ore perché non volevano firmare fu la delegazione tedesca. Perché il trattato così come oggi poi è stato inglobato nel Trattato di Lisbona appariva troppo morbido. Quindi scontenti drammaticamente della loro proposta, come era stata nel negoziato, diciamo, realizzata 15 anni dopo, cioè 10 anni dopo, ne propongono un altro ancora, e cioè che assolutamente questi parametri sono assolutamente insufficienti, pure quelli del trattato, diciamo, della stabilità e di crescita, che considera il pareggio di bilancio come la condizione normale del bilancio pubblico di tutti i paesi, quindi cancellando la possibilità teorica di fare investimenti secondo la Golden Rule in disavanzo e di dedicare l'avanzo e le risorse delle tasse solo alla spesa corrente. No, questo non andava già bene nel trattato di stabilità, ne fanno uno ancora più pesante, e questo nasce da un accordo bilaterale franco-tedesco che è l'accordo di Deauville. Tutto ciò ve lo racconto perché non è affatto chiaro qual era l'intenzionalità dei soggetti che hanno deciso tutti questi passaggi, nemmeno dei tedeschi, e noi non siamo oggi sicuri delle intenzionalità che c'erano dietro rispetto a questi passaggi ordinamentali che hanno determinato la nostra storia e hanno determinato l'orizzonte delle scelte politiche che hanno portato poi ai processi che noi conosciamo, cioè 25 anni di avanzo primario della Repubblica Italiana che non sono stati sufficienti in nulla, sostanzialmente. Nessun paese occidentale ha mai avuto 25 anni di avanzo primario. Cosa c'era dietro? Ecco, questo non è del tutto chiaro. Sostanzialmente si intuisce una impostazione di tipo mercantilista che Ciampi, per esempio, nel negoziato ogni tanto emergeva, che lo stupiva moltissimo. Dice: ma perché vi preoccupate della bilancia, così tanto di una bilancia commerciale
e dello stato dell'industria tedesca quando voi avete un avanzo così gigantesco? Cioè, non sembrerebbe ragionevole, no? Allora, sostanzialmente, la partita che giocarono i tedeschi fu una partita molto più strategica e giocata con carte che all'epoca, negli anni 90, non erano assolutamente chiare agli altri giocatori del tavolo. Poteva l'Italia entrare nell'euro in un secondo momento, poteva entrare con un tasso di cambio diverso da quello deciso nel 96. Io nell'intervento di oggi, sono due punti decisivi, no? Alla prima domanda non ho risposto e non rispondo perché non lo so e ho dei dubbi, ma so cosa pensava Ciampi. Alla seconda domanda c'è una risposta: il tasso di cambio scelto per l'ingresso dell'Italia nell'euro è il miglior tasso di cambio per l'economia italiana che fosse possibile in quel momento, perché rappresentava l'accettazione da parte di tutti gli altri partner, della Germania ma soprattutto della Francia, di una svalutazione fortissima e di un enorme aumento della competitività italiana. L'economia italiana stava andando benissimo, le esportazioni stavano esplodendo, le aziende italiane stavano incamerando utili dovuti alla svalutazione e alla moderazione salariale. Quindi Ciampi disse: questo azzardo lo possiamo fare perché abbiamo 10 anni di vantaggio dato da questo cambio. Se con un po' di inflazione, un disavanzo basso e un buon lavoro di investimento delle imprese italiane abbiamo una politica che coordinata sull'obiettivo di rimanere nell'euro, noi ce la possiamo fare. Io racconto questi episodi, di questi passaggi molto complessi del 97-98, dove a un certo punto Ciampi si rese conto, gliel'aveva detto Tittmeier: guarda che tu devi rimanere ministro per 15 anni perché altrimenti questa cosa non funzionerà. Lui cominciò a pensare di fare il Presidente del Consiglio, cioè di preferire di assumere un ruolo politico e quindi di guidare il centrosinistra nella crisi, dopo la crisi che portò alla fine del governo Prodi nell'ottobre del 98, e di fare lui questo tentativo, perché aveva un'idea di come fare una roadmap per l'Italia per rimanere all'interno di questi 7 anni, che erano una candela che si sarebbe consumata per sempre. La candela si è consumata, la strategia non è stata seguita, la fase 2 non c'è stata e quindi quel vantaggio competitivo ce lo siamo mangiato. Chiudo dicendo che il fatto che la strategia dell'azzardo, che ha dato dei benefici enormi in quei 10 anni, no, all'Italia, e che ne ha dati ancora ma su cui ci sarebbe tanto da discutere, avesse bisogno di una fase 2 che non è stata eseguita, questo è un dato di fatto. Che le strategie dell'Unione Europea siano un misto di gravissimi conflitti incomponibili, di interessi nazionali non componibili e di una parte di interessi nazionali che invece sono componibili, è la verità dei fatti. L'errore che viene fatto è un errore di tipo culturale, di immaginare che ciò che abbiamo oggi sia già uno Stato europeo, che noi possiamo fare a meno degli stati nazionali, è sbagliata sia l'una cosa che l'altra, ma forse è possibile, come dire, all'interno del complesso gioco dell'Unione Europea, ritagliare uno spazio per interessi nazionali anche come quelli dell'Italia. E qui mi fermo. Grazie, di carne al fuoco ne è stata messa davvero molta, in modo molto chiaro ovviamente, in modo eccellentemente chiaro, ma è molta, quindi io vorrei limitarmi ad alcune considerazioni che mi vengono in mente sulla scorta dei due interventi, che hanno entrambi a che fare con il tipo d'Europa che esce fuori da questi processi storici e politici e il tipo di armamentario che conseguentemente questa Europa ha nella fase geopolitica corrente, attuale. La prima considerazione mi viene soprattutto dall'intervento del direttore Di Lucio, che in chiusura insomma ci ha dato, perché questo è il succo della questione,
il senso attuale di una questione irrisolta, che è la questione tedesca. Paradossalmente l'Europa nasce e si consolida, quando dico Europa dico il processo di integrazione europea, come uno sforzo, e ci torno subito perché ci sono due passaggi chiave che secondo me illustrano questo, di contenimento della potenza tedesca. Questo retropensiero molti paesi in realtà ce l'hanno ancora, ma paradossalmente, come per l'appunto Lucio diceva prima, la questione tedesca oggi assume quasi la veste opposta, cioè di un'incompiuta che poi fatica conseguentemente ad esercitare una leadership coerente anche col ruolo che dovrebbe avere nell'ambito della costruzione europea. Per esempio, abbandonando quello che però è un tratto culturale, prima ancora che politico, quindi è piuttosto difficile, l'ossessione dell'attivo commerciale, e cominciando a esportare un po' di inflazione, non di deflazione. Ma il punto è proprio questo. Uno dei problemi dell'Europa, io ne sono fortemente convinto, scusate se banalizzo queste questioni, ma lo faccio ma ero fatto di tempo, è che l'Europa, per dirla con uno slogan se vogliamo, nasce e si consolida contro qualcosa, cioè la Germania, e non per qualcosa. Ripeto, due passaggi mi sembrano secondo me fondamentali, come dire, esposizione molto sintetica quale questa deve essere necessariamente. Il primo è quello dell'atto di nascita dell'integrazione europea. Normalmente, se uno fa una domanda a persone che più o meno un'infarinatura ce l'hanno, la risposta di solito è i trattati di Roma del 57. Ma io non mi stanco di sottolineare e anche di dirlo a me stesso ogni volta che mi capita di cimentarmi o comunque di imbattermi in queste cose. In realtà, secondo me, l'atto di nascita vero precede di 5-6 anni questa data, perché siamo all'inizio degli anni 50, la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nasce allora, nasce nei primi anni 50 e viene poi formalizzata e iscritta con gli altri trattati nel disegno dell'Unione Europea insieme alla CEA, alla Comunità Europea, all'Euratom, con i trattati di Roma del 57. La CECA che cos'è? È fondamentalmente lo sforzo comunitario europeo, chiaramente non solo con l'avallo ma con la benedizione statunitense, di espropriare, non mi viene un altro termine, si potrebbe dire comunitarizzare se vogliamo essere un po' più anodini, i fattori di potenza industriale, quindi bellica, della Germania, cioè il carbone della Ruhr, l'acciaio che negli altiforni alimentati con quel carbone viene fatto, in modo tale che la Germania non torni a riarmarsi, ancorché la sua Costituzione scritta sotto dettatura americana e il contesto, diciamo, post-bellico glielo impedisca, formalmente. L'altro passaggio fondamentale, qui mi comincio a riallacciare invece anche all'intervento di Paolo Peluffo, è per l'appunto l'euro. Adesso anche qui lo dico in modo molto banale, ma se la CECA, diciamo, la prima fase di integrazione europea toglie alla Germania i Panzer, la seconda, cioè la moneta unica, e questo, diciamo, è qualcosa che sull'IMES avrete letto, chi ha letto, diciamo, i numeri che abbiamo dedicato all'Europa, forse un po' ad nauseam, è fondamentalmente l'espropriazione della Germania riunificata di quello che per i tedeschi è molto più di un mezzo di pagamento, in realtà è quasi, diciamo, un tratto dell'identità nazionale, cioè quella moneta che riabilita la Germania, diciamo, nel mondo. Quale Germania? Inizialmente quella ovest, ma poi quella est. Qualche giorno fa è uscita un'intervista di Schäuble, che è stato il ministro degli esteri del governo Merkel, il ministro delle finanze del governo Merkel precedente, mister austerità, ma al tempo della riunificazione era ministro degli interni, è uscita su Repubblica, firma di Tonia Mastroboni, che tra l'altro firma un articolo molto bello, la corrispondente da Berlino, per l'IMES in questo numero, una sorta di viaggio nella Berlino Est, per l'appunto, ai tempi però nella Berlino ai tempi del muro, in cui Schäuble dice chiaramente il popolo, in questo caso soprattutto i cinque Länder orientali, chiedeva il marco e lo chiedeva nei termini del marco occidentale, cioè voleva, non lo voleva il marco di latta, voleva il marco vero e gliel'abbiamo dovuto dare. Quindi, diciamo, la Germania anche occidentale, scusate, orientale, concepisce a sua volta come suo mezzo di riabilitazione, in questo caso inizialmente e fondamentalmente materiale,
la moneta. Quella moneta viene meno, poi chiaramente viene meno in modo molto complesso, cioè viene meno come una sorta di espropriazione. I sondaggi, lo Spiegel ne ha pubblicato uno alla vigilia dell'entrata in circolazione dell'euro che è molto noto, in cui si evidenzia che i tedeschi erano fondamentalmente piuttosto tiepidi rispetto alla moneta unica. Diciamo, lo subiscono quindi fondamentalmente come una diminuzio, come un qualcosa che toglie loro una cosa importante. In realtà poi sappiamo che l'aver inserito il marco nel paniere, in un paniere, diciamo, di monete tendenzialmente invece svalutate, che portano un po' della loro storica svalutazione, diciamo, nella nuova moneta con i loro tassi di cambio, monete nazionali euro, peseta, dracma, successivamente lira, scudo e via dicendo, in realtà aiuta le esportazioni tedesche, perché probabilmente il corso del marco, se fosse rimasto, sarebbe stato, diciamo, un corso molto più alto. Però insomma, diciamo, carbone, acciaio prima, moneta poi, questa Europa nasce e cresce anche da un punto di vista come dire, territoriale, poi con l'allargamento del 2004, ricordiamoci che è un allargamento che contemporaneamente coinvolge anche lo stesso anno l'Alleanza Atlantica, quindi non ci raccontiamo che è l'Europa che poi comincia a camminare sulle sue gambe, perché chiaramente, diciamo, si allarga poi anche la sfera, diciamo, di protezione bellica, diciamo, americana, militare americana, ma insomma nasce e cresce fondamentalmente con un intento antitedesco. Quando noi facemmo il numero 10 anni fa, ne sono passati tanti, per il ventennale del muro, nell'editoriale erano riportati degli atti desecretati dal Foreign Office britannico, cioè dal Ministero degli Esteri britannico per l'occasione, in cui si riportavano le conversazioni di Margaret Thatcher, Mitterrand, Andreotti sulla prospettiva di unificazione tedesca. Se vi andate a rileggere quei passaggi, sono incredibili, cioè c'erano i governanti europei della cosiddetta Europa occidentale che tremavano al pensiero che la Germania tornasse a fare il Terzo Reich 2 anni dopo la riunificazione. Quindi, diciamo, questo è un primo punto: un soggetto che nasce per negazione ha chiaramente qualche problemino di identità. Per quanto riguarda l'euro, in particolar modo l'eurozona, invece, e qui forse mi riallaccio più a Paolo Peluffo, e non pretendo che chiaramente condivida quello che dico. Non so se ricordate, il gennaio scorso, il 22 gennaio per la precisione, quindi ormai quasi un anno fa, viene firmato il cosiddetto trattato di Aquisgrana, che in realtà ufficialmente ha un altro nome, tra Francia e Germania, che è un trattato per la cooperazione europea ufficialmente, e lo dice la lettera del trattato aperto a tutti gli altri stati. Questo trattato ha un addendum che è stato oggetto anche di analisi, diciamo, per l'IMES un paio di volumi fa, no, anzi forse qualcosina di più. Che cosa dice fondamentalmente questo addendum? Dice che, la ipersemplifico, ma è fondamentalmente la lettera, una volta tanto si parla chiaro, dice, si chiama Manifesto per la competitività, diciamo, dell'industria europea nel XXI secolo, e la sostanza, molto chiara dalla lettera, perché detto veramente chiaramente, è: qui stiamo, diciamo, tornando in un mondo non solo di protezionismo, ma anche in cui i giganti economici, soprattutto si pensa a Cina e Stati Uniti, fanno smaccatamente endorsement ai loro campioni nazionali, quindi se li coltivano con misure protezionistiche, con misure di sussidi e tutto quanto, e questi a loro volta fanno il gioco dei governi, sicuramente in Cina, dove il capitalismo è un capitalismo fondamentale di Stato, ma anche molto negli Stati Uniti. Pensate per esempio all'intrinsechezza di aziende come Google, Facebook, Amazon, con non solo il potere politico in generale, ma alcuni dipartimenti in particolar modo, per esempio la difesa. Noi dobbiamo poter fare altrettanto, dice il manifesto, in deroga, lo dice proprio chiaramente, alle regole del mercato unico, che sono regole invece che fondamentalmente vietano aiuti di Stato, sussidi, insomma tutto quanto comporti fondamentalmente strumenti di politica economica che selezionino i settori da privilegiare, da spingere. Lo dico per un fatto molto semplice, perché forse non si è riflettuto abbastanza su quanto questa Europa, che amiamo dipingere come la patria del diritto e l'anti, diciamo, liberismo, cioè come il modello sociale economico alternativo al neoliberismo sfrenato, incubato
dai vari von Hayek, Friedman e quant'altro tra gli anni 70 e i primi anni 80, soprattutto negli Stati Uniti e poi in parte anche in Francia, diciamo nel mondo tedesco, ma comunque poi diciamo maturato soprattutto negli anni 80 con Reagan e Thatcher, in realtà impregni, e qui torniamo a Maastricht, a quella fase, le fondamenta anche diciamo istituzionali e giuridiche del mercato unico, con però un caveat fondamentale. I neoliberisti, censurabili quanto volete, io diciamo ho molte riserve su queste su quella teoria, su quella scuola, ma dicono una cosa chiara: lo Stato non deve entrare nell'economia, non dicono bisogna abolire lo Stato, cioè lo Stato serve, non serve diciamo quando è come dire, consociativamente dentro gli affari economici. Che cosa abbiamo fatto noi in Europa? Abbiamo fatto un mercato unico che fondamentalmente vieta agli Stati di fare politica economica, cioè vieta di entrare diciamo nelle economie, ma non abbiamo dato diciamo al soggetto europeo un soggetto sovrano che in qualche modo subentri agli Stati nazionali. E qui mi riallaccio soprattutto alla considerazione di Paolo Peluffo diciamo sul fatto che gli Stati servono. Non solo, ma abbiamo lasciato agli Stati nazionali la possibilità però, dopo avergli legato le mani in termini di politiche economiche, di farsi la concorrenza fiscale, perché le politiche fiscali sono ancora politiche nazionali e lo vediamo che cosa vuol dire poi quando i tedeschi si mettono a fare la loro politica fiscale e te la impongono. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo diciamo, avuto fondamentalmente una crisi dei debiti sovrani che è stata anche accentuata dal fatto che alcuni paesi, l'Irlanda, ma pensate per esempio al comparto finanziario londinese, si sono messi a fare i paradisi fiscali, ancorché chiaramente in questo caso di Londra, stando fuori dall'euro, e in un momento in cui invece, soprattutto per effetto della concorrenza cinese, il gioco si faceva molto duro sui mercati internazionali. Questo è l'altro punto che voglio sottolineare. Noi abbiamo oggi un'Europa zoppa, anche perché è un'Europa in cui fondamentalmente il conflitto tra potere politico e quindi sovrano e diciamo mercati, è un conflitto che ha fatto cortocircuito, perché noi abbiamo applicato in maniera distorta delle teorie anche tra l'altro discutibili per conto loro, ma fondamentalmente l'abbiamo fatto in maniera autodistruttiva, autolesionistica, perché abbiamo diciamo sottratto degli ambiti di sovranità, ne abbiamo lasciati altri e poi ci siamo trovati spiazzati, e adesso abbiamo due grandi economie europee, quella francese e quella tedesca, che dicono fondamentalmente non possiamo più giocare con queste regole. Questo secondo me, Paolo, potrebbe essere in prospettiva l'altro grande strappo oltre a quello tedesco, e qui insomma sono cose serie, queste sono dolori, perché insomma quando parliamo di mercato unico parliamo fondamentalmente dell'architrave su cui è costruita l'Unione Europea come la conosciamo oggi. Ora io non voglio fare diciamo quello che col pessimismo della ragione diciamo ci manda via a cena diciamo tutti depressi, però questi due elementi, cioè il carattere negativo, geopoliticamente negativo dell'identità europea, e il cortocircuito fondamentalmente diciamo geoeconomico dovuto a come è stato costruito il mercato e a quanto l'Europa, pur non dicendoselo, sia stata in realtà impregnata di principi che un po' non le appartenevano e poi sono stati applicati comunque in maniera distorta rispetto anche alle concezioni originarie, ecco, sono degli elementi che secondo me concorrono a spiegare la fase estremamente difficile in cui ci troviamo oggi. Grazie.